Ma che ho visto? Vi prego, qualcuno mi aiuti a descrivere cosa ho visto stasera. Perché io oggi ero impegnato, lo ammetto, a guardare, gufare Lazio-Fiorentina perché su due fantacalcio avevo circa 9 giocatori coinvolti tra me e il mio avversario. E quindi, in un modo o nell'altro, me la sono un attimo vista tutta e mi sono ritrovato qua a dire: beh, se non commento sta roba. Maglia bianca come la maglia del Cristo che oggi poteva benissimo presentarsi a Firenze perché oggi nelle vesti di Sarri prese la Fiorentina, la spezzò, la diede ai suoi giocatori e disse: prendete e fate quello che volete, perché onestamente io provo della compassione per la Fiorentina perché noi avremmo fatto probabilmente peggio, no, ma uguale. Quindi c'è soltanto da dire una cosa, ed è un dato increscioso, ma quanto mai giusto in questo momento, altro che lotta al quarto posto. Stai a meno 7 dal quinto posto in classifica e stai a meno 6 dal sesto posto in classifica. Ci sono delle realtà che ti sono nettamente superiori. La Lazio è una macchina perfetta, nonché quasi il miglior attacco del campionato e la miglior difesa del campionato che viene da 4 clean sheet consecutivi. Aggiunto quello con lo Sturm Graz e basta perché poi sono arrivati i gol subiti nella partita con il Midtjylland, quella dove Sarri comunque con una classifica migliore di Allegri, in quella partita mi ricordo come si mise a bacchettare tutta la Lazio con toni pesanti, giustamente, rimborso del biglietto per chi era andato, vabbè, a vedersi la partita e con una situazione molto, molto meno disperata della nostra. Guarda che lavoro, meno 3 dal primo posto e robe e numeri assurdi per una Lazio che non sarà il Napoli a livello di numeri nel coinvolgimento dei giocatori nel gol, perché la Lazio è una macchina perfetta, manda in gol e a bonus ripetutivamente gli stessi giocatori perché si muovono praticamente a memoria. Cioè, questo è il secondo anno di Sarri. Sarri che dà un'identità alle proprie squadre in modo incredibile. Io posso dire che vedo la mano di Spalletti, di Gasperini, di Sottil, di Sarri, di Pioli e persino di Mourinho per certe vittorie. Posso dire che le prime sei posizioni vedono palesemente la mano del loro allenatore, che a parte quella di Sottil, che al suo primo anno nelle altre piazze si vede un qualcuno che dall'anno precedente raddoppia il suo percorso e sta facendo passi in avanti, lo possiamo dire senza per forza venirmi poi nei commenti a leggere qualche juventino che mi ricorda che io sono perennemente contro la Juve. Vogliamo essere oggettivi senza tassarmi a dare del critico, perché questa è una realtà palese e lampante. Oggi la Lazio aveva un'attenzione nel non subire gol che era sovraumana sul 3-0. Non si sono mai disuniti, hanno retto un campo dove la Juve non è riuscita a fare forse 3 tiri in porta. E hanno fatto tutto bene dal primo all'ultimo minuto, con un portiere strepitoso, con un Marusic che non so cosa abbia avuto, mal di testa, ma boh, non lo so, aveva gli occhi ovunque. E potevano subire gol praticamente solo su quel tiro di Jovic tra le gambe, dove comunque con un pizzico di fortuna gli va anche bene a Provedel, ma poi fa delle parate, quella su Martinez quarta, dove smanaccia, soffia un po' sul pallonetto di Nico Gonzalez. La difesa, ricordiamoci la Lazio. Lo ricordavate l'anno scorso? Giocava tanti anni con la difesa a 3 di Inzaghi. Sarà difficile vederla a 4. Una squadra che subisce sempre tanto come la Lazio. 5 gol subiti, 9 partite. Non l'avrebbe previsto nessuno, come sicuramente non avrebbe previsto nessuno neanche i 5 gol subiti dell'Atalanta. Però parliamo di una Lazio che ha fatto anche 7 gol in più dell'Atalanta e che gioca un calcio offensivo, bello preciso, ma anche bello raccolto. Sono squadra. Hanno, penso, il giocatore che dà più il cambio devastante dalla panchina in Serie A, che è Luis Alberto. Trovatemene un altro che entri dalla panchina, forse dietro Beto, che vabbè è un attaccante, ma lui da mezzala, regista, mediano, play basso, boh, entra in campo e credo che tante volte abbia chiuso la partita e messo il punto esclamativo con assist e giocate prelibate, un giocatore che doveva andare via. Una squadra a cui si viene sempre detto: ma come mai Savic rimane sempre qua? Dovrebbe andare a farsi vedere da altre squadre all'estero. Ma in questo momento Savic, sai, se dovesse riflettere se scegliere sta squadra o cambiarla sarebbe solo per motivi economici. Per esempio una Juve che ci andrebbe a fa' solo per l'ingaggio, perché per giocare un calcio migliore stai qua, che ti diverti per sempre.
Cioè, fa in modo tale Sarri di convincere praticamente i suoi assistiti anche a restare in questa squadra dove c'è un divertimento clamoroso. Felipe Anderson, magari forse quello un pochino che ha fatto meno oggi, perché oggi c'è stato un vesino che non se ne parla molto, ma se gioca titolare è perché ha delle doti atletiche nei 90 minuti importanti. Il gol che oggi arriva, il suo primo gol in campionato, è la conferma che è un giocatore che si merita la maglia da titolare ed era un esubero dell'Inter, che è entrato in un contesto dove si dà valore al giocatore per le caratteristiche che ha e viene utilizzato in modo sublime, come perla subentrante che dà sempre delle sgasate, una spina nel fianco, uno dei migliori praticamente panchinari al fantacalcio che ci possano essere, perché comunque è sempre parte di un gruppo che pratica una media di più di 2 gol a partita e entra sempre in situazione di vantaggio e lui può navigare a campo aperto come meglio crede. No, io ripeto, questa è un'altra squadra, è un'altra. Ieri ha vinto la Roma, ha vinto con fatica, il Milan lo sappiamo, l'Udinese è una novità, prende i punti anche dopo essere stata sotto 2-0. Ogni squadra ha il suo punto di forza, quella che magari un pochino più vacilla, sai che l'Atalanta sta un po' lucrando sui risultati, non ha l'impegno ogni 3 giorni attualmente, sempre che noi dopo domani ce la continuiamo ad avere, perché bisogna vedere se noi abbiamo voglia di giocare ogni 3 giorni o no, perché domani lo capirò perfettamente. Ragazzi, è una serie bellissima. È un peccato essere soltanto noi la pecora nera di tutto questo spettacolo, perché noi senza fare punti contro necessariamente Roma, Milan, Udinese, Lazio, Atalanta o Napoli, noi potevamo benissimo farne qualcosina in più, poteva esserci anche la Juve in questa lotta. Ma evidentemente servirà a far riflettere tutto questo. Servirà a far riflettere chi sta in panchina e chi evidenzierà questa realtà dei fatti, perché ci vorrebbe qualcuno, sai, che gli stia a ricordare nelle interviste che io l'ho fatto col Milan, ho commentato la conferenza di Allegri, ma che c'avevo da commentare? Che non mi dicono niente, né i giornalisti che gli fanno le domande, che non gli fanno discorsi seri, né niente. Questo, non farò mai più un video sul commento di un'intervista del mio allenatore, non ci sono notizie, non ci sono domande utili, spunti interessanti. Zitti, testa bassa e pedalare. Si passa la palla al nostro compagno e nel frattempo chiediamoci come mai squadre che hanno comunque sulla carta, nell'undici iniziale, giocatori che magari al giochino dei confronti su TikTok metti lì, oh, 11 di partenza della Juve con quello del Milan, con quello dell'Inter e fai giochini stupidi da 104 probabilmente. Attualmente a Juve in che posizione la vuoi mettere per singoli? Avanti, per gioco? A chi la vorresti paragonare sta Juve? Questa Juve attualmente ha davanti squadre che gli impediscono anche di vedere una conference. Poi cambierà perché o andrà qualcosa bene anche a noi, probabilmente ritroveremo anche dei giocatori che valgono da soli quanto tutta la rosa di qualche altra squadra. Assolutamente sì, però ad oggi io vedo 7 realtà importanti. Facciamo 6, dai, facciamo 6, ma sicuramente almeno 5 nette, nitide, 5 sottante, 5 vuol dire scordarsi la Champions anche col binocolo. Io alla Lazio oggi faccio dei complimenti vivissimi e ancora rinnovo la memoria al giorno in cui mostravo diffidenza e un po' perplessità quando, sai, andò via Sarri per arrivare a Pirlo, dove comunque al seno di poi andrebbe anche ringraziato per ciò che riuscì a fare a livello di punti, a livello di trofei, e poi sempre indietro. Ma sto Sarri, oh, non è essere vedova di Sarri, è essere realista. Un percorso prevede il suo tempo. Glielo stiamo dando ad Allegri, all'epoca non siamo riusciti a capire che bisogna darla a tutti gli allenatori che mettono il piede in questa squadra. Quando diceva delle cose, che era inallenabile la Juve, che faceva di tanto male? Ah, non indossava la giacca. Praticamente, forse non era un pagliaccio che si metteva la maschera, ma era direttamente uno che ti diceva le cose come stavano. Denunciava una realtà che poi si è dimostrata tale a Torino. Mamma mia, chapeau alla Lazio e ripeto, avete un girone da conquistare al primo posto. Lazio, sono convinto che se la Lazio presterà impegno a queste ultime 3 gare di Europa League, potrebbero anche evitarsi la palla dei sedicesimi che se la dovrà cuccare la Roma, se avrà voglia anche lei di qualificarsi, perché la situazione è un pochino più complicata a livello anche di infortuni. Sicuramente la Lazio, sotto questo punto di vista, meglio di tutte le altre squadre tra le top, perché l'ingranaggio funziona e ci sono sempre stati gli interpreti. Su questo, ragazzi, siamo d'accordo. E niente, ripeto, domani, ora di pranzo, video del Fanta da tachicardia, probabilmente, perché non si può bestemmiare così al Fanta, ma solo chi lo fa lo può capire che è successo.
i portieri, i difensori,